Bentornati su Dynamo. Oggi voglio proporre l'unboxing e recensione per quanto riguarda il Bontite Nexus, che è l'elemento scenico rilasciato con l'uscita della nuova armata Ossiarch Bone Reapers. Quindi, questo è veramente grande come elemento scenico. Tenete conto che la sua altezza è praticamente pari a Nagash, quindi veramente gigante, però veramente molto bello. Quindi, ora andremo a vedere quello che è la scatola e poi i contenuti all'interno della scatola stessa. Possiamo cominciare a vedere che l'immagine è molto bella e possiamo vedere anche che dà un po' la sensazione di proporzione che abbiamo, quindi questo tenete conto è grande più o meno quanto uno scheletro. Qui possiamo vedere alcuni dettagli del modello, qui altri, quindi veramente anche qui possiamo vedere altri dettagli del modello, molto interessanti. Qui girando possiamo trovare ancora alcuni dettagli con uno schema di colore suggerito, tenete conto che non è obbligatorio. Però vi dà l'idea di quanto è grande questo modello. Quindi ora possiamo andare ad aprirlo e vedere i contenuti all'interno. Qui possiamo trovare quelle che sono le istruzioni e possiamo vedere che appunto il modello è veramente molto grande. Possiamo trovare poi qui all'interno qualcosa che si può studiare molto attentamente, perché possiamo vedere ad esempio qui che la parte cava all'interno di questa sezione, quindi si possono usare per magnetizzare e mettere le colonne sopra. Eventualmente si può utilizzare anche magneti o studiare come modificare questi modelli. Per esempio questo può essere tagliato e realizzato qualcosa di completamente diverso. Sta a voi decidere come approfittare della cosa, perché è qualcosa di veramente eccezionale. Eventualmente ricordatevi che una cosa molto interessante per quanto riguarda questo modello è il fatto che la testa alla fin fine somiglia molto a quella che è quella di Lord Marshall per Chronicle of Riddice, e vi metto qui sopra la foto a riguardo. Quindi questo è un modello veramente molto interessante, possiamo riaprire e guardare meglio anche le istruzioni stesse e possiamo vedere come è veramente molto ricco di opzioni e caratteristiche. Una cosa che potete tenere in considerazione, per esempio, è che questi barili, queste casse, non necessariamente dovete inserirli all'interno di questo modello, ma potete utilizzarle separatamente perché hanno un modello scenico completamente diverso. Qua abbiamo addirittura la mappa volendo di dove vanno messe, ma quello che secondo me è interessante è che per quanto riguarda questo modello, tenete conto che se lo magnetizzate, è una cosa che vi suggerisco, eventualmente farò anche un video al riguardo, è pensare di non incollare tutto, ma tenere magnetizzato. Perché? Perché potete creare diversi diorami, oppure con la magnetizzazione fare in modo che create diversi elementi scenici. Quindi anche se non utilizzate il Nexus, questo può diventare un ottimo modo per avere un elemento scenico che poi si propaga, quindi per esempio la statua da parte, le colonne che fanno un corridoio, veramente molte diverse opzioni, quindi non sottovalutate la potenzialità di questo elemento scenico anche in moduli separati. Poi abbiamo le regole che sono veramente molto interessanti e parlerò più in dettaglio delle regole nel video recensione per quanto riguarda il Battleton degli Ossiarch Bone Reapers, quindi non vi preoccupate, ne parlo in dettaglio, però è veramente ottimo. Quindi ora possiamo prendere questo, metterlo da parte e vedere i contenuti della miniatura E ora all'interno. possiamo tirare fuori questo che è l'elemento all'interno della scatola. Possiamo vedere appunto come sia grande. Per farvi un'idea della dimensione per quanto riguarda almeno le scale, prendo un modello di Primaris Prismarine e potete vedere che praticamente le scale sono grandi quanto il modello stesso, quindi veramente interessante. Qui possiamo vedere addirittura che può salire e già soltanto queste arrivano praticamente a metà, veramente favoloso. Quindi che dire di questo? Pensate a magnetizzarlo, perché veramente guardate anche soltanto qui, potete vedere che qui c'è un foro all'interno che, se andate a vedere, ci sta un magnete cubico all'interno, quindi veramente ottimo. E tenete conto che è veramente estremamente dettagliato. Una cosa che vi consiglierei è pensare eventualmente di prenderne due. Perché? Perché uno lo potete usare come Nexus separando per creare quello che sarà una sorta di appunto elemento scenico modulare. Un'altra è per creare modifiche, per esempio potete prendere questa parte qui e creare un gigante, eventualmente facendo la parte dietro oppure combinando le due facendo un gigante di fronte. Anche la spada qui può essere utilizzata per creare magari una modifica di un modello di Nagash o per altre opzioni, perché veramente questa cosa che è separata crea veramente diverse capacità.
tenete conto anche per la pittura, ricordatevi sempre di montare e dipingere separatamente le parti perché se no non ce la fate più. Ma guardate il livello di dettagli, ad esempio questa delle scale con tutti questi scheletri che sono posizionati sopra, è veramente un inferno da realizzare, ma veramente molto bella. Oppure potete pensare ad esempio ad alcune parti di utilizzare la materia blu per duplicare, per esempio questa parte qui, in modo da ottenere alcune opzioni aggiuntive molto 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 ricche di dettagli. Qui abbiamo l'altra che praticamente è lo stesso, quindi è lo stesso sprue in che è fronte e retro, e anche girando possiamo scoprire altre opzioni. Per esempio possiamo dare i barili che hanno questi dettagli qui all'interno, quindi allo stesso barile volendo potrebbe essere aperto e fare in modo che è danneggiato o altro, e potete ottenere veramente tante cose aggiuntive che vi possono dare dell'aiuto notevole in questo caso. Secondo me questo è un modello che porta veramente tante possibilità di modifica, quindi vale secondo me la pena. Ovviamente sta a voi decidere, però tenete conto che vi dà una caratterizzazione immensa. Potete realizzare anche separare questi due, metterli assieme e creare due diversi moduli, nel senso potete creare proprio separare gli elementi scenici come volete e realizzare comunque un'opera niente male. Eventualmente ricordatevi sempre di studiare prima di montare e magnetizzare in modo che avete la possibilità di sfruttare questo. Ricordatevi sempre che avete un problema che è molto alto, tenete conto che questa parte va in verticale, quindi occupa un sacco di spazio. Tenendolo separato, magnetizzandolo, anche solo appoggiandolo, voi potete staccarlo e metterlo poi in orizzontale, quindi su un piano. È decisamente molto più trasportabile perché altrimenti occupa veramente un sacco di spazio e non ve lo consiglio in questo senso. Però, come modello, io ve lo consiglio perché che vogliate utilizzarlo come elemento modulare scenico per altri rinforzi, nel senso per creare altre opzioni, questo è un qualcosa che a mio avviso vale la pena perché vi fornisce veramente molte opzioni utili. Quindi tenetelo d'occhio e acquistatelo, secondo me. Questo veramente vale e mi ha convinto del tutto. E anche se volete usarlo solo come parte per quanto riguarda gli Oscar Reapers, vale notevolmente la pena. Ad ogni modo. Da Dynamod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamod è tutto, alla prossima!